però tu hai sempre questa capacità di dicevo, secondo me la satira è anche qualcosa che è sull'oggi, fai nomi e cognomi, è limitato nel tempo e dello spazio, di fare qualcosa che resta. I due personaggi sono sempre stati, anche sono per certi versi anche perfino invecchiati, se mi passa il termine, con contesto. Sì, perché di grazia ci tengo per questo, perché c'è un lavoro dietro, non è così immediato. Cioè, se tu hai una risposta immediata, lavori giorno per giorno, segui quotidianamente quello che succede, sì, è comunque interessante, è un lavoro da più giornalistico, cioè comunque un lavoro che io non sono capace. A me piace costruire dei corpi che possano nel tempo, non avere tempo. Voi metti il primo mio personaggio, Epifanio. Epifanio, pensa dove è nato Epifanio. Epifanio è nato con il grande maestro, e mi inchino sempre, Dario Manfredini, che è stato il mio maestro, che è quello che mi ha disintegrato il corpo e mi ha fatto capire che questo è uno strumento meraviglioso, e era diventato in uno spettacolo, diciamo, drammatico, è sempre stupido dire drammatico, però comunque drammatico, sulle poesie di Cedeni. Era uno spettacolo dove era ambientato un manicomio e io avevo interpretato questo personaggio un po'. E cosa ho fatto? Da lì ho spostato proprio la spina dorsale, l'ho spostata e l'ho ribaltata perché il drammatico è a un attimo, a un millimetro dalla comicità e viceversa. È interessante questo. E io poi l'ho sviluppato nella comicità, in questo mino ingenuo. Però è un corpo che non ha tempo di fagno, anche se ha quel cappottino che ricorda Sting in Quadrofenia, non so se lo ricordate, questa sciarpettina un po' metalmeccanica che mi appartiene, operaia, questi occhialini, c'è tutto un insieme così alle drastiche. È molto interessante creare dei corpi che non hanno dei riferimenti immediati, ma hanno dei riferimenti che i decenni, il tempo, l'Italia, il paese, alle drastiche ha invece una struttura diversa. Ha un epicentro qua, è diverso, ha una solidità strana. Mi interessava molto in quel periodo andare sugli estremi, lavorare su due corpi completamente. Uno dei più grandi complimenti che ho avuto, lo ricordo perché non prendo volentieri l'aereo, lavoro all'aeroporto, quindi ero in pensione. Ma scherzo, e un signore mi dice, guarda, avevamo fatto Sulla Testa, non so se vi ricordate Sulla Testa, con Paolo Rossi. Sì, come no. In bianco e nero. No, e un signore si avvicina e mi dice, ma lei è quello che fa l'ex drastico, ma io la ringrazio, che bello, ho riso tanto, però mi deve promettere una cosa, non si offenda, non mi dica, mi deve fare i complimenti tantissimo a quello che fa Epifanio. Per me è stato un complimento straordinario, tanto io l'ho abbracciato il signore, però non glielo detto, glielo dirò senz'altro. Però a parte gli scherzi, questo è molto interessante, e arriva proprio nel lavoro. Poi ci sono dei personaggi più leggeri o meno leggeri, non so, il sommelier è uno scherzo che si fa con amici, che poi lo sviluppi e diventa anche quello nazionale, perché ha avuto molto eco, altri. Però per esempio Perico, un altro personaggio che io amo molto, che è nato nel 97 all'interno di uno spettacolo intitolato Giù al Nord, e Perico è quel mondo industriale, quella strana determinazione che noi avevamo un po' individuato, no? Quando a un certo punto leggiamo che in un paesino del Veneto c'era una partita IVA ogni due abitanti. A noi questa cosa ci spaventava moltissimo, c'è qualcosa che non va, infatti poi tutto è degenerato, qualcosa di molto più triste, qualcosa di più. E quindi c'era il lavoro di Perico, di questa rigidità, c'era una specie di collarino che avevo impostato, sembrava un po' espressionista, sembrava un po' grozzo, un po' Dix, c'era un po' quel parallelo con quei tempi, c'era, no? Con queste sparate politiche, queste reazioni politiche che tuttora si hanno, un po' così gratuite.